Ci troviamo nello studio dell'avvocato Alessandro Crociata, nonché sede di DIM nazionale. Avvocato Crociata, ci spiega esattamente questa petizione che DIM sta portando avanti per un concreto aiuto alle famiglie e alle imprese? Abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa che abbiamo significativamente chiamato un concreto aiuto alle famiglie e imprese in crisi, anche prendendo spunto dalla nostra esperienza concreta, dalla nostra esperienza della vita quotidiana e riteniamo anche da questo punto di vista che la politica disgiunta dall'esperienza quotidiana non sia una politica vera, quindi il nostro modo di rapportarci con la realtà e analizzare i fenomeni concreti della vita quotidiana e comprendere come poterli risolvere. Questo appunto ci ha portato a questa petizione che ha una finalità ben precisa, quella di dare un concreto sostegno alle famiglie e imprese in crisi. Cosa si intende? Noi abbiamo preso spunto da questa iniziativa della Banca Centrale Europea di immissione di liquidità nel sistema creditizio. Draghi ci ha spiegato che da qui al 2016 avrebbe immesso liquidità per 60 miliardi a mese nel sistema creditizio per aiutare i consumi per quanto riguarda le famiglie e aiutare la capacità di credito delle imprese. In realtà, concretamente, ci siamo resi conto che una buona fetta delle famiglie e delle imprese oggi non potranno accedere a questi aiuti, a questi finanziamenti perché inseriti in alcune liste che si chiamano blacklist o CRIF, dove vengono inseriti i soggetti cosiddetti morosi o che con delle pendenze, con dei pregiudizievoli, che ne impediscono l'accesso al credito. Quindi in realtà abbiamo verificato, e da questo punto di vista ci siamo trovati a ragionare su come poter risolvere il problema, che proprio coloro che hanno più subito gli effetti della crisi, proprio quelle famiglie e quelle imprese che hanno più subito gli effetti negativi della crisi dal 2008 a oggi, si ritrovano oggi a non avere possibilità di accesso al credito. E voi di Democrazia e Movimento e decidiamolo insieme, che iniziativa concreta avete pensato? Abbiamo strutturato una proposta di legge intesa a chiedere una moratoria delle iscrizioni negative in queste blacklist e nelle CRIF, per tutte le famiglie e le imprese che si sono trovate in difficoltà economica durante il periodo della crisi, che sappiamo bene essere dal 2008 al 2015. Quindi chiediamo espressamente che non si tenga conto da parte di banche e istituzioni finanziarie delle posizioni cosiddette incolpevoli e quindi consentire anche a queste famiglie, a queste imprese di poter accedere al credito. Per fare questo abbiamo fatto una petizione lanciandola e indirizzandola al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Camere, ai singoli parlamentari e chiediamo a tutti costoro di appoggiarla perché questo sarebbe un serio e concreto aiuto alle famiglie e alle imprese in crisi. Per fare questo abbiamo già iniziato una raccolta firme su un modulo cartaceo che già gira per le città e che ciascuno di voi può tranquillamente o sottoscrivere o per chi è interessato anche farsi parte attiva e divulgarle, raccogliere ulteriori firme. Basta collegarsi al sito www.democraziaemovimento.org oppure www.decidiamolinsieme.it e lì troverete tutte le informazioni. Ci trovate anche ovviamente sui social, su Facebook, ed è da ieri pure partita una campagna su change.org di raccolta firme con il sistema della petizione online.